È una Jessica Mazzoli affranta quella che si sfoga sull'ultimo numero di Chi, accusando l'ex compagno Morgan di essere praticamente assente dalla vita della loro figlia. La piccola Lara ha 2 anni, è nata dalla relazione che il cantante ha avuto con la ex concorrente di X Factor, conclusasi nel maggio 2013. Nonostante lui abbia parlato di Lara nella sua recente autobiografia, stando a quanto raccontato dalla Mazzoli, Castoldi non andrebbe mai a far visita alla bambina. Mia figlia Lara ha 2 anni e 1 mese suo padre e semplicemente non c'è. La sentenza prevede che lui veda la bambina ogni 15 giorni in mia presenza o di un familiare delegato da me. E, quindi, non sarei io a dover andare da lui, ma dovrebbe venire qui lui. In 2 anni non è mai successo. Non è un mistero che la storia tra i due sia finita in modo brusco, ma la Mazzoli punta il dito sulle presunte mancanze di Morgan come padre, quasi a implorarlo di essere più presente con Lara. Anche telefonicamente è un problema mettersi in contatto con lui. A me è capitato di chiamarlo, per aggiornarlo su Lara, provandoci che so, 4 o 5 volte alla settimana. Io ci terrei a tenerlo informato, perlomeno. Ancora, Jessica prosegue nell'intervista al settimanale dei Signorini. Io penso a mia figlia. Se lui avesse un rapporto con lei, io non aprirei bocca sulla questione. A parte che uno le sue responsabilità se le deve assumere a prescindere, questa figlia da noi due è stata voluta e cercata insieme. Io l'ho invitato ai compleanni di Lara, a Natale gli mando foto e video della bambina, la mia porta è sempre aperta, lo è sempre stata. Mi spiace per Morgan, mi dispiace per tutto quello che si sta perdendo. La Mazzoli parla anche degli scontri con Morgan sul piano economico. Nonostante tutto, però, sembra non avere rimpianti per il passato. Diciamo che, sporadicamente si assume le sue responsabilità. Quando parlo di soldi, con lui si arrabbia di brutto. Se dico, ho questa spesa da sostenere. Lui mi risponde, qui tutti mi chiedono soldi. Ma Lara non è tutti. Eppure, se tornassi indietro rifarei tutto, 1 milione di volte, perché io da quella storia con Morgan ho avuto la cosa più bella della vita, ho avuto Lara. E me la posso godere ogni giorno. Chi se ne frega.